Ho deciso di fare la 100 km del Passatore l'inverno scorso, anche perché ho sempre sentito parlare di questa corsa. Quando ero un ragazzino, i miei amici l'hanno fatta e mi sono sempre detto, un giorno la farò anch'io. L'alimentazione è fondamentale. In queste ultime 2 settimane sono tornato praticamente indietro di 30 anni quando preparavo una classica o un campionato del mondo. Ma la cosa che ho cambiato, soprattutto in questi ultimi 15 giorni, è l'assunzione di CarboFlow. È un prodotto a basso indice glicemico. Questo mi permette di arricchire la mia colazione con un prodotto ottimale. Io non so cosa vado incontro, perché 100 km a piedi non l'ho mai fatti. Sono arrivato a 60. Da 60 a 100 c'è una maratona in più. E ho qualche timore per la mia resistenza fisica, per i piedi. Non so dopo tante ore come reagiranno i miei piedi. Ho il terrore delle vesciche, ho il terrore dei mali piedi, perché se arriverà quello, come faccio ad arrivare a Faenza? Quindi non vedo l'ora di partire, ma soprattutto non vedo l'ora di arrivare, perché se arriverò a Faenza sarò l'uomo più contento di questo mondo. Mi accontento di poco, sì, è vero. Per adesso abbastanza bene. Siamo al 36esimo, abbiamo passato Borgo San Lorenzo, sono già fatto fuori 2 borracce di maltodestrina e fruttosio, 4 gel, un po' di acqua e una banana. Ora qui la salita è ripida, quindi mi si alzano le pulsazioni, è meglio che cammini, perché non siamo ancora al 45esimo. 48 km. La 100 comincia praticamente adesso. Devo mettermi in testa che la corsa comincia a marcare. Con la testa, le gambe sono 2 pezzi di marmo. Dai. Sapevo che la prova era difficile, ma mi ha entusiasmato perché avevo il mio lavoro. Ma quando mettevo una maglietta e le scarpe da corsa, ritornavo ad essere un professionista con la cura dei particolari, soprattutto anche nell'alimentazione. Con l'equipe Enervit abbiamo portato avanti il progetto del CarboFlow. Tra l'altro ci ho messo anche qualcosa di mio, perché per mesi ho provato questo nuovo prodotto e devo dire che mi sono trovato davvero molto molto bene, perché l'alimentazione e l'integrazione in gare come queste è fondamentale. Ma sai, ho tanti ricordi, ho dei flash fantastici quando sono partito con altre 2.499 persone che avevano le mie stesse paure e il mio stesso entusiasmo. La salita di Fiesole quando giocavo, perché alla fine comunque stavo bene. O la discesa verso Marradi quando stavo andando molto forte perché riuscivo a stare sotto i 5 km. Lo strappo di Brisighella quando ho dovuto camminare per 50 metri, ma il momento più bello è quando ho visto la piazza e ho visto il traguardo e sono riuscito a toccarlo nel momento in cui ho tagliato la linea d'arrivo. Quello è il momento più bello. Le CarboFlow stamattina sono state fondamentali, le borracce di maltodestrina e fruttosio. È stata veramente un'alimentazione, secondo me, studiata, perfetta,